sindaco di Napoli e di Luigi De Magistris si può dire tutto, ma non che fa inciuci col PD e men che mai col nuovo centrodestra. Per quanto mi riguarda non c'è nessuna alleanza politica col Partito Democratico, ripeto, e men che mai col nuovo centrodestra. La mia maggioranza è quella del Consiglio Comunale di Napoli, quella è la maggioranza del sindaco. Io più vado avanti più avverto la grande forza dell'autonomia di questa esperienza napoletana, che è fuori dagli schieramenti tradizionali, quindi non abbiamo nulla a che vedere con lo schema di governo nazionale. Non confondiamo le cose. La nomina di un presidente di una commissione statuto in cui dovrebbero esserci tutti non ha nessun valore politico. Lo statuto deve essere scritto da tutte le forze politiche, a cominciare anche da Forza Italia, che deve dare il suo contributo, ma io mi auguro che il contributo venga molto dalla comunità dell'area metropolitana di Napoli, che è fatta da 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi che ci sia una grande mobilitazione di associazioni, comitati, movimenti, anche i partiti che stanno fuori. Forza Italia invece si preoccupasse maggiormente, secondo me, del bilancio e la situazione economica che ci hanno lasciato, diciamo, dalla provincia, e mi preoccupa moltissimo. Quindi io direi niente polemiche per la scrittura dello statuto, bisogna lavorare insieme, nessuna alleanza politica diversa. Io sono già concentrato che dal 2 gennaio mi dovrò occupare dei problemi dei cittadini della città metropolitana, che se ne fregano ben poco delle alchimie politiche e dei giochi di partito. Noi dobbiamo invece dare risposte, e purtroppo la situazione che ci ha consegnato la provincia uscente ci preoccupa molto.